queste case erano tutte piene di gente. Adesso non c'è nessuno. Qua ci abitava una famiglia, la nata famiglia, che è nata famiglia. Tutto. Giorna manietta dalla casa, e ne vennenne spingolo francese. Noi giorna manietta dalla casa, e ne vennenne spingolo francese. Per quale motivo sto qua? Io sono di Vibonati, sono nato qui a Vibonati, cresciuto in chiesa si può dire, perché abito qua vicino, sono nato qua vicino e abito ancora qua vicino. Vibonati ha 9 chiese, per un paesino così piccolo sono tante. E ogni chiesa ha degli oggetti, degli arredi, delle statue che oggi non vanno più per motivi liturgici, perché cambiano, insomma, passano i tempi, eccetera. Quindi si potrebbe investire su quello e farla diventare una grande attrattiva, accanto poi all'altra ricchezza che sono i portali, i palazzi. Quindi io penso, per una cosa, se avessi dei fondi, realizzare un luogo che potesse mettere insieme tutti questi oggetti, diventare un luogo da visitare. Investire soprattutto sul passato del cinema, perché se oggi c'è un presente un po' più povero, c'era un passato abbastanza ricco, quindi si potrebbe sfruttare quel passato che è passato, ma era ricco e ha lasciato tanto, e le tracce sono proprio in queste cose. Adesso noi camminiamo per Vibonati, tutti questi palazzi che si vedono qua, che sono stati costruiti a cavallo comunque tra il 500 e gli inizi del 900, sono delle strutture abbastanza imponenti. Hanno porregnere spingolo paese, pizzo che va se non... Allora, dicevo che sbuchiamo al santuario di Sant'Antonio Abate, un culto che è stato portato, quello di Sant'Antonio, dai monaci basiliani, cioè dei monaci che venivano dall'Oriente, dall'impero di Bisanzio. La chiesa risale più o meno al 1100, no? Quindi questi che sono i supportici della chiesa di Sant'Antonio Abate, grosso modo, sono stati costruiti intorno a quell'epoca. Quindi siamo in bene medioevo, non sono stati mai anneriti, cioè modificati, sono anneriti dal tempo, sono rimasti così. Quindi io dico, quando qualcuno passa di qua, come tornare indietro nel tempo, quasi di 1000 anni più o meno. Io voglio consigliare di passare solo un mese nella terra delle vostre origini, però un mese che deve essere intenso, nel senso di girare, di cercare di trovare un qualcosa che vi leghi soprattutto ai vostri genitori, che vi ricordi che i vostri genitori sono nati lì, sono cresciuti lì, hanno fatto i sacrifici, e come ci sono cresciuti loro, e hanno trascorso anche un periodo più duro della loro vita, nel senso nel subito del dopoguerra. Comunque sono riuscito ad andare avanti, a farsi una posizione, a lavorare. Cosa ho fatto? Io ero bambino, poi ero la famiglia. Sono andato, ma non mi sa, a lavorare nelle pelle. Prendevo 250 lire al giorno, dalla mattina alla sera. Però credo che adesso sia il caso, anzi sia il momento di ritornare proprio a coltivare la terra, anche perché si produce, sai che cosa mangi innanzitutto. Si potrebbe tornare alla produzione dei fichi. Ci sono dei testi raccolti, penso all'archivio, anche a Salerno, che parlano di quanta economia muovesse proprio il periodo che va tra fine agosto e fine settembre, cioè quando vengono essiccati i fichi, tutta la lavorazione. È difficile da far capire a chi non vive quello che viviamo noi qui, anche perché vivendo poi fuori per tanto tempo, ti rendi conto di quanto sia importante. La meglio gioventù era il centro storico. Le persone anziane vicine, è un centro storico, la meglio gioventù, ma non c'è nessuno. Spostarsi qua, sicuramente, perché innanzitutto è ancora priva di concorrenza, cioè pochissime persone lo hanno fatto prima, quindi avrebbe un territorio aperto, no? Quindi penso che è la prima cosa. E poi perché penso che effettivamente potrebbe fruttare. Speriamo che si popolare di nuovo. Questo è l'augurio nostro. Certamente si può fare, anzi, se venite a investire qua, a noi ci fa piacere, anche perché purtroppo io devo dire che chi vive in questo posto e non è mai uscito, non vive bene, cerca sempre qualcos'altro, poi nel momento in cui va fuori si rende conto alla fine che questa è una perla e quindi si ritorna sempre qui. Con manacerasa, a chi va belli spingolo francese, a chi va belli spingolo a chi va, e te na faccio come frunni rosa, e te na vucca con manacerasa, a chi va belli spingolo francese, a chi va belli spingolo a chi va.